storia dell'arte contemporanea, maestro del minimalismo americano, di cui è stato uno dei fondatori, Donatella Anzolini. Viste lì a terra, sembrano sculture piene che portano tutto il peso della loro drammaticità, ma poi appena si sposta lo sguardo e li si vede fluttuare nell'aria, queste forme assumono, pur conservando inalterato il pathos che sprigionano, un'insospettabile leggerezza. È una sorta di tempestivo omaggio postumo a Robert Morris, quello allestito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea a Roma. L'artista americano, padre della minimal art, è infatti scomparso mentre il progetto dell'esposizione stava prendendo forma. Una forma assolutamente inaspettata per chi è abituato al Morris minimalista all'insegna dell'ordine e dell'astrazione. Qui è la figura umana a trionfare attraverso un'operazione molto particolare. Morris ha lavorato i materiali utilizzati, la tela di lino belga e la fibra di carbonio, attorno a dei manichini successivamente eliminati. Restano così solo i drappeggi, vuoti e rigidi come pelli secche dopo la muta di serpenti o spettri neri fluttuanti che aleggiano intorno allo spettatore. L'idea è quella del pathos. Il pathos che riguarda in qualche misura la forma proprio, cioè quello che in realtà dovrebbe derivare dalla gestualità, qui deriva solo dal palleggio. Sindomi tridimensionali, memoria di ciò che non è più o non è ancora, che formano insieme un vero e proprio monumento, o monumentum dal titolo della mostra, quello all'artista scomparso lo scorso anno, ma anche quello che è un netto riferimento alla monumentalità di Roma, che era fonte di ispirazione di Robert Morris nella genesi dei suoi sudari barocchi. Ed è tutto, il TGR Lazio torna alle 19.35, grazie.